tutto. Capo, buongiorno. No, sto un DMT, no. La scuola è importante, sì, però passa per lì. Ciao. Thank you.
Mita, buongiorno, vorrei fare una settimana a Mita, cosa offrite? Mita non manca proprio nulla, il gioiello della penisola sorrentina, mare, storia, cultura e tradizioni, un luogo imperdibile. C'è un po' di tutto, no? Ristoranti, i migliori ristoranti della penisola. L'accoglienza, cosa, com'è l'accoglienza? L'area più lungo di tutta la penisola sorrentina, una storia... Un centro storico molto valido. I vicoletti Mita affacciano sul mare, qualcosa davvero... Ristoranti ho sentito anche sulla spiaggia. Anche in spiaggia, no? Si può mangiare nei vari lidi. Benissimo. E come attrattive proprio, diciamo, culturali. Come, diciamo, luoghi di interesse culturale, sicuramente sono la Basilica di Santa Maria del Lauro, con... Sì, vabbè, poi c'è il centro storico, molto bello. C'è il centro storico, ovviamente, e anche la chiesa di Santa Lucia è meravigliosa. Quella dei Gafiero, sì. Dei Gafiori. Ok, allora ci penserò, grazie. Thank you.
che parte proprio da Vigri. Antonio utilizza questa parte della mano per lavorarla energicamente, guarda, vai verso, devi aprire un po' per... Okay. Questa è la pasta. Buongiorno. Di cosa stata preparando? Ha lavorato in maniera differente da questo esperienziale. Quindi di attività anche per la località in Campania. E loro sono di partecipanti al corso di formazione, no, organizzato dalla TTS. La farina normale si incorpora di Napoli. Grazie. Per far uscire una bella pagina di pasta. Sì, il biglietto, sì, sì. Sì, sì. Sì. Me due. Prego, grazie.